universo tutto al femminile, sfaccettato e variopinto, rappresentato da queste 7 artiste nella bellissima mostra allestita presso l'ex chiesa anglicana. Sì, l'universo femminile è continuata soprattutto la collaborazione tra l'assessorato alla cultura del comune di Alassio e lo Zonta Club Alassio Albenga. Sono 7 artiste, tutte artiste che hanno una diversità anche di vedere e di portare avanti la fotografia. Credo che gli stili siano completamente diversi, hanno tutte un qualche cosa da dire e hanno raggiunto tutte una grossa importanza nel tessuto culturale italiano. Una diversità netta nelle tecniche utilizzate. Una grossa diversità netta nelle tecniche. Abbiamo per esempio Isabella Galloni che usa la Polaroid, abbiamo Vania Comoretti che utilizza una tecnica molto particolare che si rifà non soltanto alla fotografia ma anche alla pittura. Abbiamo poi Barbara Mezzaro che utilizza la fotografia d'architettura. Abbiamo poi la straniera, cioè Christina Andersen. Una mostra che mi auguro, pur essendo al femminile, non sia rivolta soltanto alle donne, ma che possa interessare anche gli uomini e soprattutto possa interessare anche i numerosi fotografi e che quindi possa portare ad Alassio delle persone interessate, che sia veramente un momento particolare di conoscenza delle diverse tecniche fotografiche.